Ma la paura di morire da fame, sì, che nessuno dopo mi trova più qua nel Piave. Siamo in provincia di Treviso, sotto a un ponte che attraversa il fiume Piave e guardate, questa è la casa di Walter. Tu vivi in questa tenda? In questa tenda. Questi sono sacchi per l'erba della spazzatura. E delle tavole che ho recuperato dei bancali e qui vivo io. Avevi un lavoro, una casa, ma che cosa è successo che sei finito a vivere qui sotto un ponte? È successo che 2 mesi fa ho avuto lo sfratto esecutivo perché non riuscivo più a saldare gli affitti e non avendo un lavoro sono finito qua. Questa è la tua camera da letto e poi? Basta, non c'è niente, i bisogni li faccio fuori qui. Siamo in cucina, eccolo qua il fornello, le scatole avanzate. Ecco, come avete visto questa è la mia cucina, che accendo con qualche fiammifero che riesco a recuperare in giro. Tu hai vissuto un momento difficile perché non avevi neanche da mangiare, allora hai trovato uno stratagemma. Che cosa hai fatto? Ho fatto questo archetto qui, questo è un ramo che ho trovato qui nel Piave, questo è uno spago che ho trovato nella spazzatura, è una cosa semplicissima, insomma, che facevano anche i primitivi. Come si fa la freccia dell'arco? Sempre con un ramo più piccolo, più fino. E si fa la punta con un coltellino. Quindi tu nel 2015 vai sull'argine del fiume e cacci gli animali. Esatto, andavo a caccia di lepri, sempre su e giù per il Piave, facevo anche chilometri sul fiume Piave per cacciare una lepre. La tua vita è tutta qui. Sarebbe la mia lavanderia, il fiume Piave. Con quali soldi fai la spesa per comprarti da mangiare? Il comune mi dava dei buoni da 35 euro al mese, gli extracomunitari li prendono al giorno, io li prendo al mese. E adesso sono passati a 25 euro al mese e il prossimo mese mi hanno risposto che non ce ne sono più perché non hanno più soldi. Basta, io dopo non saprò più come fare. Lei è un amico di Walter, che cosa dice di questa situazione? Che si vergogna a tutti, e anche i comuni, che ad aiutare gli italiani, e dopo gli extracomunitari. La crisi ha spazzato via il lavoro. Ha spazzato via il lavoro, sì, veramente. E anche le persone ha spazzato via. Ma perché i tuoi amici, ci sarà qualcuno che magari può ospitarti? Qual è il problema? Si vergognano? Si vergognano, sì. Gli amici si vergognano, anche i parenti si vergognano.